Benvenuti al GCN Italia Racing Show, oggi ovviamente show dedicato a tutte le prime tre tappe del Giro d'Italia, faremo un'analisi e vedremo un po' come sta andando questo inizio giro, ma parleremo anche di altre corse in cui i giovani italiani sono emersi veramente bene. Via con lo show! Allora, vi sta piacendo questo giro? Insomma, finora ha detto poco, le tappe sono state anche abbastanza noiose, se vogliamo dirlo, molto lunghe, senza che succedesse nulla in mezzo, più un cronometro molto breve. Però questo, secondo me, contribuisce a creare suspense e attesa, soprattutto per la tappa di domani sull'Etna. Andiamo con ordine. Prima tappa, 195 km, in fuga subito Tajani e Bajs del team Dronhopper, in fuga per far vedere essenzialmente la loro maglia, tanto tempo inquadrati, però si sapeva che era un arrivo scontato, involato, perlomeno a gruppi compatti, perché si giocava la maglia rosa, prima tappa del Giro d'Italia, e l'arrivo era veramente interessante. A Visegrad 5,5 km al 4,2% di pendenza media. È un arrivo adatto veramente a tanta gente, e guardando l'ordine d'arrivo lo si capisce. Vince Mathieu van der Poel, favorito numero uno di giornata, che definirlo è un po' complicato, però essenzialmente un corridore molto molto forte su strappi di questo tipo. Al secondo posto Binyamin Grimai, che è un velocista leggero. Al terzo sarebbe arrivato Caleb Ewan, un altro velocista puro barra leggero, che purtroppo è caduto perché con la sua posizione super aero in cui abbassa la testa e spinge a tutta non ha visto che stava tamponando di fatto Grimai. E dietro di lui corridori che c'entrano ben poco con questi primi tre. Terzo posto per Peyo Bilbao, un attaccante barra scalatore, stava per vincere il Tour of the Alps, quindi essenzialmente uno scalatore con un po' di spunto veloce. Poi Magnus Kornilsen, un passistone che vince di solito in fuga andando da solo. Kelderman e Carapaz, due corridori puri da corse a tappe. Poi abbiamo Mollema, che è anche lui un corridore da corse a tappe barra classiche. Ulissi e Vendrame, due attaccanti. E poi al decimo posto Skelmons Jensen della Trek Segafredo, che è di fatto uno scalatore puro. Quindi un arrivo in cui sulla stessa salita, sullo stesso tipo di finale, c'erano corridori completamente diversi a giocarsi questo finale. Ed è stato molto, molto entusiasmante, è stato veramente un bel inizio di giro, almeno questa salita finale, perché la prima parte di tappa ovviamente non ha dato molto. Seconda tappa, prova cronometro a Budapest, poco più di 9 km, con arrivo in salita che porta al castello nella città vecchia. Ecco, questa è una tappa interessante per la classifica generale, più che per creare grossi distacchi, per vedere chi è in forma a inizio giro, e considerando che c'è l'Etna domani, vedere chi è in forma può veramente essere un buon indicatore. Vince Simon Yates abbastanza a sorpresa, anche perché è un corridore di 58 kg, non si aspetta che vinca il cronometro, ma in realtà questa è una crono con tante curve e un arrivo in salita. Secondo posto Van der Poel, che ha dato tutto come sempre per difendere la maglia rosa, tra l'altro è partito con una bicicletta tutta rosa, che secondo me non era scaramantica, l'aveva già preparata prima della vittoria di tappa del giorno precedente, perché ce l'aveva praticamente già la sera pronta la bicicletta. E al terzo posto un Tom Dumoulin, che era lo specialista, diciamo, il più accreditato per la vittoria finale, ma proprio per le curve e forse l'arrivo in salita non è riuscito a esprimere il suo massimo potenziale di cronoman. Simon Yates ha detto che ha lavorato tantissimo a cronometro durante questo inverno, anzi era quasi triste che ci fossero così pochi chilometri a cronometro in questo Giro d'Italia, lui che generalmente è forte in salita e non così forte a crono. Ha badato veramente a tutto nell'avvicinamento a questo cronometro, addirittura aveva un body da oltre 2000 euro creato apposta per lui per essere il più aerodinamico possibile, e sembra che abbia funzionato, perché di fatto ha vinto per soli 3 secondi su Mathieu van der Poel. Il primo degli italiani è stato Matteo Sobrero, campione nazionale a cronometro, arrivato in quarta posizione. È andato molto bene anche Vincenzo Nibali, 12° posto. Per lui un cronometro così breve, così all'inizio, non era certamente l'ideale, però questo 12° posto dimostra che è arrivato con una buona condizione a questo Giro d'Italia. E se guardiamo anche la classifica dei big, diciamo che sono tutti ancora vicini ovviamente. Guida Yates, parliamo di uomini di classifica, Dumoulin, poi Kelderman, Foss, Bilbao, Almeida, Nibali, tutti in 19 secondi, anche Bardelli vicino. Quelli che iniziano a perdere un pochino più di distacco sono Valverde a 41 secondi, Miguel Angel Lopez a 42 secondi, che dovrà dividere la leadership con Nibali, anche se sulla carta Lopez è proprio il corridore per la classifica generale. Poi più indietro Ciccone a 50 secondi, Guillaume Martin della Cofidis a 53 secondi, Buchmann a 57, anche se probabilmente sarà più in funzione di aiuto a Kelderman e Hindley che per se stesso, e poi Sosa a 1 minuto e 23. Veniamo ora all'ultima tappa in terra ungherese sul lago Balaton, 200 km, che hanno detto veramente poco, in fuga ancora Tajani, Bajs e con loro Rivi del team Eolo Cometa.
a farsi 200 km di pianura a far vedere le loro maglie essenzialmente, arriva in volata anche in questo caso scontatissimo, squadre velocisti che iniziano a lavorare già dai 15-20 km a tenere davanti i propri capitani, e in questo caso la Quickstep dimostra ancora una volta di essere il leader in questo tipo di arrivi, sta nascosta fino agli ultimi 3 km, a quel punto Ballerini viene davanti a tutta, mette il gruppo in fila indiana, entrano per primi nella curva stretta all'ultimo chilometro, a quel punto il treno parte alla grande, Morkov inizia a lanciare la sua volata, in realtà non la lancia neanche completamente perché Cavendish decide di uscire prima, sentiva che stavano arrivando Gaviria e De Mara ai suoi lati, così anticipa la volata, parte veramente lungo, oltre 200 metri di sprint per Cavendish, che mantiene la prima posizione in modo superbo e riesce a vincere la sua 160esima vittoria in carriera. Guardando poi il replay della volata dall'alto si vede proprio come Cavendish in mezzo aveva la sua sinistra Gaviria e la sua destra De Mar, che non riuscivano a rimontare, ma allo stesso tempo tenevano bloccati tutti i corridori che c'erano dietro, che invece sembravano avere le gambe per rimontare, anche perché ovviamente erano in scia. Primo fra tutti Grimai, che ha smesso di pedalare non so quante volte negli ultimi 150 metri. Anche Marezco sulla sinistra non riusciva a passare, come ha trovato uno spiraglio ha guadagnato un metro subito. Anche con Stoney era abbastanza limitato, insomma tanti corridori dietro, forse anche per il fatto che c'era un pochino di vento contro, non hanno trovato lo spazio per uscire, allo stesso tempo nessuno è riuscito però a superare Cavendish una volta che ha provato ad affiancarlo, quindi vittoria strameritata per il campione dell'Isola di Man. Oggi è il Giro d'Italia, giornata di riposo e trasferimento, si passa ovviamente dall'Ungheria alla Sicilia, domani tappa arrivo sull'Etna, come già detto, tappa attesissima, il primo vero grande arrivo in salita di questo Giro d'Italia, aspettiamo tutti di vedere come cambierà la classifica generale dopo questa tappa, ovviamente potete seguire la diretta integrale su GCN Plus col commento di Gregorio Magrini e un ospite di solito Moreno Mosero o Vladimir Belli in questi giorni. Ci spostiamo ora in Francia, in Bretagna, parliamo di ciclismo femminile, parliamo della vittoria, la classifica generale del Bretagne Ladies Tour di Vittoria Guazzini. Ha fatto veramente una settimana fantastica tra alti e bassi perché ha iniziato subito bene, secondo posto nella prima tappa, vinta tra l'altro da Marta Bastianelli. Alla seconda tappa sembrava di rivedere la scena della prima con la Bastianelli che ha vinto, la Guazzini che era in seconda posizione, purtroppo ha sbagliato una curva centrata le transenne, però essendo nel finale di corsa è stato accreditato il tempo della Bastianelli, quindi non ha perso del tempo. Terza tappa, prova cronometro, specialista la Guazzini riesce ad arrivare in seconda posizione e mette la maglia di leader della classifica generale, che conserverà poi per le due tappe successive dove controlla con un sesto e un settimo posto. Questo è sicuramente il risultato più importante raggiunto finora da Vittoria Guazzini nella sua giovane carriera, ricordiamo che è una classe 2000, quest'anno è passata nel team FDG, una squadra World Tour francese, ma arriva anche lei dal team Valcar. E vorrei dire due parole su questo team perché negli ultimi anni ha sfornato tantissime campionesse, a partire dall'attuale campionessa del mondo Elisa Balsamo. Esce da questa squadra anche Maria Giulia Confalonieri, Marta Cavalli che sta andando fortissimo questo inizio stagione, è ancora presente in questa squadra Chiara Consonni che sta vincendo, sta vivendo la sua migliore stagione, poi Alice Maria Arzuffi, campionessa del ciclocross, Sanguinetti, Persico che è andata fortissimo anche lei, sta continuando ad andare sempre più forte, insomma un bel vivaio, faccio veramente i complimenti a questo team perché insomma se abbiamo un ciclismo femminile così forte è in gran parte grazie anche a questa gestione. E dimenticavo, ultima tappa del Bretagne Ladies Tour vinta da Martina Alzini, corre nel team Cofidis e anche lei arriva dal team Valcar. C'è un altro giovane corridore italiano che sta facendo parlare bene di sé, Alessio Martinelli, classe 2001, primi due anni da Under 23 al team Colpa, quest'anno è passato al team Bardiani, già tre vittorie in questo inizio di stagione. Ha vinto il Gran Premio Analia in Turchia, una corsa 1.2, ha vinto poi una cronoscalata al Carpathian Tour e ieri ha vinto il Gran Premio Industria del Marmo a Carrara, una corsa sempre 1.2 per Under 23. È un corridore forte in salita, è uno scalatore che riesce però a vincere anche in gruppi ristretti in questo caso e a vincere anche il cronometro, quindi un corridore potenzialmente molto interessante per il futuro. Concludiamo con la 4 giorni di Dunkerque, come io ex 4 giorni perché adesso sono 6 tappe, sono molto molto felice di vedere sul podio della classifica finale Philippe Gilbert che ha vinto la terza tappa ed è riuscito a mantenere il primato fino all'ultima tappa vincendo così anche la classifica generale. È un bel successo per il corridore belga che si ritirerà a fine stagione, sono molto contento che sia riuscito a onorare anche la sua ultima stagione della carriera. Questa settimana il giro sarà veramente interessante, tappa dell'Etna, tappa dell'Aquila e tappa del Blockhaus, ne parleremo ovviamente nel prossimo Racing Show, lunedì prossimo, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi a GCN Italia Racing per non perdere i prossimi contenuti, qui trovate anche tutti gli highlights alla fine di ogni tappa, oppure potete vedere direttamente le tappe, come detto in precedenza, su GCN Plus o su Eurosport. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!